amici, che spettacolo, perché sono a Suwon, ma in realtà questa non è la città di Suwon, bensì l'headquarter di Samsung, una città nella città. E si parte dal Museo Samsung dell'Innovazione, building veramente, veramente bello. E notevole anche la vista, quasi 1.800.000 metri quadrati, sono veramente curioso. Oh, è un museo che parte proprio dagli albori, dalla scoperta dell'elettricità. Ma che figata che oltre alla teoria c'è anche la pratica, cioè qua ci sono pezzi originali in queste teche, tra l'altro teche interattive, guardate, con i vetri che diventano display. Ma qui si entra più nel vivo della storia delle telecomunicazioni, si parte con il telegrafo, ma ovviamente la prima trasmissione wireless è di Marconi, 1901. Sembrano secoli fa, in realtà 1989, il primo microtac di Motorola. Ok, prima c'erano questi telefoni un pochino più scomodi, ma tornando indietro nel tempo, ancora prima c'erano le valigette, quelle che si mettevano in macchina. Tutto è nato comunque da esigenze militari. 1943, walkie talkie, alcuni pezzi iconici di Samsung. Vedete il primo telefono brand Samsung, 1994, poi i primi telefoni a conchiglia con il watch phone, questo ce l'ho avuto di Samsung, che si poteva mettere al polso, e poi le conchiglie, poi le tastiere QWERTY e via via fino ai moderni Galaxy. E comunque S2 fu il game changer della telefonia basata su Android, perché questo fu il primo telefono Android che andava veramente benissimo, e secondo me qualcuno di voi ancora lo usa. E la cosa divertente è che secondo me qualche recensione di quei telefoni si trova ancora in qualche meandro dell'internet. No, non su YouTube. Oh, quando è iniziato YouTube non c'era ancora. E qua, visto che siamo in Samsung, sezione dedicata a Samsung, ma io vi rubo 30 secondi per raccontarvi di questo. Collaborazione con Bang & Olufsen, si chiamava Serene, aveva un design veramente particolare, ovviamente telefono cellulare con un motore nella cerniera, bastava fare click e lui si apriva e si chiudeva, aveva suonerie molto particolari e io l'ho scelto per il mio matrimonio. Sì, in tasca, quando mi sono sposato, avevo quel telefono lì che era veramente avantissimo. 1972, un anno che io prima nascessi, nasceva il primo TV in bianco e nero. E poi l'esigenza del freddo, primo condizionatore, primo frigorifero. Questo è il primo microonde. Guardate il pannellino di controllo, molto 1.0. E questa è la prima lavatrice con asciugatrice, 1974. Il freezer combinato arriva nel 1982. 1983, primo computer di Samsung a 8 bit, monitor a fosfori verdi, la prima videocamera, ma mi fermo qualche secondo in più davanti a questo che secondo me è un'opera d'arte che prefigurava già poi quello che è oggi il presente, perché questo microonde aveva una parte sopra dedicata alle ricette con questo display che era ovviamente non LCD ma CRT a tubo catodico da 5 pollici, che ci faceva vedere quello che si poteva fare. E questo il primo laptop coreano, con qua il primo hard disk da 48 megabyte, un peso che secondo me si avvicina al chilo e mezzo. Ma quello che volevo farvi vedere è il primo robot aspirapolvere con già telecamera sopra, telecamera frontale per mappare casa. Yaki, tu che hai studiato? Da dove è nata Samsung? 1938, era un supermercato. Devo dire molto interessante, perché a parte l'ultima parte giustamente dedicata ai pezzi di Samsung, per il resto è un museo che non è troppo autoreferenziale, vi fa proprio un overview della storia della tecnologia. Molto bene, ma adesso pausa pranzo. La cosa bellissima è che mangeremo nella mensa di headquarter e lei mi porterà dove c'è la zona ramen, perché ho scelto ramen. Ah, eccoci qua, siamo arrivati. Ok. Ok, e ovviamente facciamo la coda come tutti gli altri clienti, giustamente. Thank you. Ticket per la mensa. E very spicy. Where are you from? Italy. Italy. Yes. Don't worry, it's much less than the peperoncino. Ah, ok, ok. Adesso siamo abituati al peperoncino, quindi tutto ok. Si parte con una bella palletta di riso e immagino carne. Come si chiama? Pickle. Pickle. Sì, pickle. Perché tagliato? Piccolo. Fantastica bevanda all'uva. E qua un fumante piccantissimo ramen, che tra l'altro può essere reso ancora più piccante da
questa cosina verde in un angolo, dai, la metto in un angolo. Ed è bellissimo, praticamente ci sono le varie isole dove i dipendenti possono scegliere quello che vogliono mangiare. Frigoriferoni pieni di bibite. Mm. 2000 gradi e su. No, ma quanto è piccante. Però è buono. Però è buono. No, dai, pensavo peggio. Ma tu non hai fatto il rinforzino della salsetta. Comunque, raga, tutto buono. Messa Samsung approved. Bello perché poi ci sono queste isole dove si svuota il vassoio in maniera differenziata. Quello che non va buttato si mette su questo altro spostatore che in cucina sistemeranno. No, ma che figata anche qua. Se avete sete, voi prendete quello che volete. Non so, ah, no, questo ustionante, no, è calda. La voglio fredda, ok. Acqua fredda, poteva arrivarsi dal colore. Mm. Bevutina e poi, guardate, mettete sul nastro sfruttatore, anche lui va al lavaggio. Nei bagni, come funziona? Così anche il colluttorio. Se non avete digerito potete sempre fare un'arrampicata post pranzo. E se non vi basta l'arrampicata c'è anche la palestra, anzi una delle palestre. E adesso qua dietro troviamo Marco Montemagno. E nel caso i dipendenti rompessero il loro telefono, qua possono venire a ripararlo. Come vedete siamo ipogei rispetto al parco che c'è sopra. Praticamente una cittadella sotterranea che è anche utile a collegare tutti i vari building per banalmente anche non prendersi l'acqua quando piove o troppo caldo quando qua d'estate fa caldo. Tada! Piano 1 Central Park. Questo è il parco centrale dell'headquarter. È veramente gigantesco. E anche tenuto bene, molto curato. Sta colpendo questo giro. Campi da basket, campo da baseball. Is possible to try? La mia prima volta a baseball. La prendo sicuro in faccia. Ma non è facile per un cavolo. No, aspetta, concentrato. Questo l'ho rischiato in faccia. Olè! Preso! Passo il testimone. Vai. Ho sudato tantissimo. Però super divertente. Ecco, in pausa pranzo ci verrei volentieri. E da questo punto di vista forse si vede meglio l'edificio dedicato alle telecomunicazioni, quello dedicato ai display e quello dedicato alla telefonia. Lì i campi sportivi all'aperto e questi sono gli edifici dedicati al bianco, quindi lavatrici, frigoriferi. Forse sono bassi perché quelli pesano, cioè se io faccio un prototipo di una lavatrice voglio portarlo al 40° piano. Poi alle spalle dei palazzi che avete visto prima, cioè c'è praticamente un'altra città, altri campi e questo è l'ospedale interno all'headquarter. Ecco, forse questa inquadratura su questa strada vi fa rendere conto quanto è enorme questo posto. Tre corsie per senso di marcia. L'ingresso principale, quella è Swan. Anche gli autovelox interni, chissà se danno anche le multe. Attenzione che qua dentro non ci fanno entrare, qua entriamo. Però mi sa che ci metteranno uno sticker sulla camera. Wow, immaginatevi questo come un podcast, perché non posso farvi vedere nulla, ma siamo passati dai laboratori che testano le fotocamere con la riproduzione di qualche scenario, anche automatica. C'era una cosa divertentissima, una grande macchina in una grande stanza con vari modellini che si potevano spostare in automatico e la fotocamera che faceva foto per controllare il bilanciamento in bianco, colore, eccetera, eccetera, eccetera. Poi siamo stati in una stanza dove testavano la resistenza dei telefoni all'elettricità statica e poi i due laboratori più interessanti, anche perché immagino ci abbiano fatto vedere lo 0% dei laboratori che hanno di test, quello sull'impermeabilità dove c'era un'enorme macchina lavatrice che andava a simulare le bracciate delle persone con il Galaxy Watch su questa macchina che continuava a entrare e uscire dall'acqua e poi dei grandi getti che spruzzavano sui telefoni e poi delle grandissime botti trasparenti con 1,5 metri d'acqua dove i telefoni vengono lasciati sul fondo per almeno mezz'ora. Ma la cosa forse più interessante è stata la stanza dove c'erano dei grandi forni e dei grandi frigoriferi con pareti trasparenti e dentro i telefoni a varie umidità a maturare. La cosa che mi ha lasciato incuriosito è che in tante di queste teche c'erano delle tende che ci impedivano di vedere dentro, perché se me stanno già testando gli S24, 25, eccetera, eccetera, eccetera. Molto figo, peccato non potervelo far vedere, ma capisco anche il perché. Oh, e attenzione all'ingresso della B-Tower, ci siamo noi, che spettacolo! Nel building Samsung ci siamo noi! Grazie Samsung, è bellissimo anche il giro che ci fa capire effettivamente quanto è grande il gruppo e quanta ricerca e sviluppo
ci sta dietro, perché in realtà giudicare è facile, fare è sempre più difficile. Ma adesso la dimostrazione di un nuovo programma già attivo negli Stati Uniti, quello della riparazione del telefono a casa. Sì, perché negli USA è possibile comprare un kit e ripararsi lo smartphone. In questa confezione c'è un gel che va messo nel microonde per scaldare la back cover del telefono, e nel kit c'è sia la ventosa sia questa specie di plettro per aprire la back cover, e nel kit ci sono anche vitine e quelli che sono pezzi di collante per incollare la camera anteriore. Dentro al kit, se dobbiamo cambiare lo schermo, ci sono comunque più parti per rendere più semplice la sostituzione. E vengono lasciate all'utente, diciamo, le operazioni più semplici. Allora, non semplicissima la riparazione, ma idea super intelligente anche per i prezzi. Negli Stati Uniti sono presenti tre kit: il primo, che avete visto, con schermo e batteria; il secondo con il connettore; il terzo con la back cover, che coprono il 90% delle rotture. $250 il kit con schermo e batteria, sicuramente meno che farlo riparare nel centro assistenza, e speriamo che arrivino anche in Europa, perché lo smanettone così può un po' risparmiare. C'è il tema garanzia: negli Stati Uniti la garanzia è di un anno, quindi probabilmente anche per quel motivo che sono partiti da là, ma spero veramente che si espanda anche in Europa per permettere anche una maggior longevità dei telefoni. E poi, per chi non vuole sbatti, c'è sempre il centro assistenza. E niente raga, non ci sono più i nostri faccioni sul mega schermo, vuol dire che il nostro tour nel quartier generale Samsung è finito. Ma devo dire che spettacolo venire qua e respirare quello che sta dietro ai prodotti che provo quotidianamente. Veramente bellissimo. E voglio sapere anche la vostra. Fatemi sapere qua sotto nei commenti anche come avete vissuto, anche se in maniera filtrata dal telefono, questa mia esperienza. Ciao.